Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, e voi tutti gentili spettatori, gentili ascoltatori, scusate, direi un buon consiglio. Un santo pomeriggio a tutti, Ave Maria, da parte di Don Leonardo Maria Pompei, dalle frequenze di Radio Buon Consiglio, per una nuova puntata di Spazio Giovane. Oggi, sappiamo tutti, 30 maggio è la vigilia della chiusura del grande mese dedicato alla Madonna, che spero sia stato per tutti proficuo e di grandi grazie, anche consolazioni e delicatezze da parte di Maria Santissima, che non le nega a coloro che a lei si rivolgono, che la pregano e che hanno a loro volta gesti di delicatezze nei loro confronti, nei suoi confronti, scusate. Io inviterei chi non l'avesse mai fatto, a leggere un'opera di Sant'Alfonso, quando avete tempo, che sono le Glorie di Maria, dove si narrano delle cose veramente bellissime che la divina volontà e la divina provvidenza ha concesso ad alcune persone, anche, diciamo, non proprio usando un eufemismo, dalla vita cristiana esemplare, solo per dei piccolissimi gesti di devozione alla Madonna, quali per esempio portare un fiore alla sua, diciamo, edicoletta o statuetta o quadrettino nel mese di maggio. Ecco, tale tanto grande è la considerazione che Dio ha e dà a questa creatura, e tanta è la ricompensa con cui egli premia anche un solo gesto di amore e di devozione a questa creatura, con la C maiuscola divina, che tanto ci ama e che tanto è addolorata però dai peccati degli uomini. Il suo cuore è un cuore immacolato e addolorato, come ha detto a Fatima, addolorato perché purtroppo vede gli uomini chiusi alle delizie del cuore di Gesù, di cui stiamo parlando, e al mistero del suo amore infinito. Questo le causa un indicibile dolore di cuore di madre, perché lei ha preso molto sul serio l'incarico ricevuto da Gesù di essere madre non solo sua, ma madre di ogni essere umano, per cui ogni anima da Dio creata è trattata dalla Madonna con amore materno ed è considerata dal suo cuore come se non avesse altri figli a cui pensare se non quella singola persona. E ciascuno di sé può e deve pensare questo: la Madonna mi ama come se fossi il suo unico figlio, come se fossi il suo unico tesoro. Ecco, invito anche domani, che è la festa della Visitazione di Maria Santissima. Sapete che la Riforma liturgica ha voluto, diciamo, mettere come ultima festa liturgica del mese di maggio proprio la Visitazione, con un'ottima ragione. Ecco, la Visitazione è il momento in cui la Madonna appunto fa visita a la casa di Santa Elisabetta per portare la santificazione a San Giovanni Battista, la grazia e la gioia a Santa Elisabetta, perché questo producono gli effetti di Maria che non viene mai da sola nell'anima, mai. Ecco, a quei tempi Gesù l'aveva nel grembo, adesso lo ha ininterrottamente nel cuore e in tutto ciò che è, che ha e che fa. Ecco, vi ricordo che San Luigi Maria Monforte insegnava che l'unica creatura da cui non dobbiamo distaccarci, ma anzi, magari ci fossimo attaccati più che a qualunque altra cosa nell'universo, eccettuata soltanto la Santissima Trinità, è Maria Santissima. Perché l'attaccamento a Maria produce immediatamente attaccamento a Dio, a cui lei è unita, e alla Divina Volontà, che lei ha rappresentato e impersonato. Quindi celebrare questa festa alla fine del mese di maggio vuol dire che la Chiesa dice: figlio mio, hai sentito la visita della Madonna in questo mese, ti sei messo in condizione di poterla accogliere, e anche dove c'è la lodevolissima consuetudine di far girare la Madonna pellegrina nelle famiglie, è molto bello avvertire proprio questa presenza di Maria nelle case come una sua visita. Lo è realmente, perché quando entra Maria Santissima in una casa, anche attraverso una sua rappresentazione come una statua, è veramente lei che entra. Sicuramente quella casa non rimarrà così come era stata, ancor più che, come avviene dovunque, la presenza della Madonna è poi santificata dalle recite dei rosari, qualche volta anche da qualche celebrazione domestica della Santa Messa in questo mese così bello. Ecco, quindi
Spero che tutti l'abbiamo vissuto decentemente. Ecco, al mese di Maria succede il mese del Sacro Cuore. Ecco perché forse per una Dio incidenza io pensavo di esaurire le litanie del Sacro Cuore con un incontro. Adesso non mi ricordo se questa è la terza o la quarta addirittura puntata in cui stiamo, o forse la quinta, boh, e affrontando queste splendide del resto litanie che ci fanno entrare un po' meglio nel mistero del cuore di Cristo che adesso dobbiamo impegnarci in questo mese a riscoprire, a onorare e a dargli il culto che gli è dovuto, no? Non so se riuscirò in questa puntata, magari se finiamo presto con la litania, a dire qualcosa, oppure se lasciare, ecco, alcune cose molto importanti da fare con il Sacro Cuore, per il Sacro Cuore nel mese di giugno, magari all'introduzione della prossima puntata. Vediamo un pochino come ci guida la divina volontà. La volta scorsa abbiamo concluso contemplando Gesù obbediente fino alla morte e alla morte di croce, quindi facendo una splendida, come dire, contemplazione, che non è splendida per il come è stata fatta, ma è splendido per il soggetto e oggetto contemplato, che è appunto nostro Signore Gesù e la sua obbedienza, che ci lascia completamente disarmati. Ecco. Non ci penseremo mai abbastanza, ecco, mai abbastanza. E vi dico anche che, insomma, conoscendo gli scritti della Divina Volontà, io sono rimasto sempre su questo argomento letteralmente senza parole. Cioè, per esempio, per concludere e chiosare un po' il discorso sull'obbedienza di Gesù, si legge nelle meditazioni sul mese di maggio che la cara Luisa Piccarreta affermava essere state le uniche proprio direttamente dettate da Maria Santissima. Si legge addirittura che Gesù ricevette dalla Madonna l'obbedienza di morire. Cioè, capite? Cioè, la Madonna ha dovuto dire a Gesù, per obbedienza a me, che sono tua madre, vai a morire in croce. Immaginate quanto ha costato alla Madonna dare un'obbedienza del genere, eppure Gesù l'ha chiesta. Tanto lui voleva che nessuno dei suoi atti fosse, come dire, compiuto fuori dell'obbedienza. Non solo, a questo non ci abbiamo neanche dato troppe difficoltà neanche noi, perché noi a differenza di Gesù ce l'accomodiamo più facile, no? Sotto l'obbedienza alla divina volontà, che nulla, nostro Signore, ma neanche la Madonna, ha mai fatto nulla fuori da questo. Ma senza l'obbedienza a quegli intermediari legittimi e autorevoli della divina volontà che sono i nostri superiori. Cioè, noi dobbiamo pensare a questo. Cioè Gesù ha chiesto l'obbedienza alla Madonna di morire in croce. Prima perché era la madre. E in assenza del padre, San Giuseppe era morto, chi ha l'autorità sul figlio è la madre. Lo è. C'erano anche delle buone motivazioni, come dire, di convenienza, no? Perché ovviamente non l'avrebbe mai fatto, però Dio vuole che le nostre virtù siano esercitate ed esternate, perché altrimenti se rimangono soltanto in noi come potenze inespresse, non giovano, non ci santificano e non edificano chi poi le vede, no? Allora, la Madonna, in quanto madre, aveva diritti su suo figlio, materni, d'accordo? Oggettivi, che non è che sono persi per il fatto che quel figlio è il figlio di Dio fatto uomo, perché Dio, che è ordine supremo, avrebbe rispettato i diritti materni della Madonna qualora li avesse voluti esercitare. È chiaro che la Madonna mai avrebbe fatto una cosa di questo genere, perché l'esercizio di questi diritti sarebbe stato confliggente con la divina volontà che voleva che Gesù soffrisse e morisse in croce. Però, cioè, Dio non fa così, non è che dice, ma è scontato che faccia così. No, non è scontato neanche per niente. Dio non dà nulla per scontato. Cioè, c'è questa cosa da fare,
Il modo ordinato per farlo è questo: la madre del Verbo incarnato deve dare il consenso, perché deve accettare uno di spogliarsi di questo figlio e di perdere i suoi diritti materni, e secondo, perché questo figlio vuole fare questa cosa anche con il merito dell'obbedienza. E così è stato. Nello stesso ciclo di meditazione, sono cose che lasciano esterrefatti, si vede la Madonna in altri contesti, quindi quando era una donna di casa nella casa di Nazareth, che chiedeva a San Giuseppe l'obbedienza di tutte le cose che faceva. Doveva spazzare per terra, andava da San Giuseppe a dire: "Senti San Giuseppe, Giuseppe caro, devo spazzare per terra, dammi l'obbedienza di farlo." E lui, per obbedienza, spazza per terra e lo faceva. Devo cucinare il cibo per obbedienza, cioè a questi livelli. Ora capite ovviamente bene il senso di questo, no? Queste obbedienze sono così radicali ed estreme che, a quanto ne so, neanche l'obbedienza monastica giunge a tanto rigore, a tanta perfezione, no? Però voi capite che quando ci sono attestati di questo genere, quando anche non potessero o non dovessero, evidentemente per ragioni di opportunità e di straordinarietà del prototipo, essere messi in pratica ad litteram, come diceva San Francesco, cioè quando anche io non dovevo andare, è evidente che, immaginate se una donna di casa ogni volta che deve spazzare per terra chiede al marito: "Dammi l'obbedienza di spazzare per terra", no? Cioè, carità, se qualche volta capitasse, niente di male, però sarebbe una cosa estrema, no? Ecco. O se io ogni volta ho dovuto fare la catechesi di buon consiglio, chiamo il padre spirituale e dico: "Senta padre, mi dia l'obbedienza per fare la catechesi di buon consiglio", no? Si può fare questa cosa anche in maniera molto 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 più generica. Ecco, il concetto che deve passare, ecco, è questo, fondamentale, che ciò che ci dice il mondo di oggi, Gesù obbediente fino alla morte, la morte di... è menzogna, bugia. Cioè, ricordo sempre che il motto del fondatore del satanismo, l'ho detto infinite volte, ma sono sempre poche, d'accordo? Era non atti di adorazione al principe dei te, ma fai quello che vuoi. Cioè, un esercizio illimitato e arbitrario della propria volontà. Guardate che le più grandi aberrazioni, noi siamo tutti quanti contrari, d'accordo? Cioè, ai grandi totali. Chi è tra tutte le persone sul pianeta Terra che non abbia un minimo di senno, da non capire, per esempio, che il nazionalsocialismo era satanico al 100%. È un qualcosa di assolutamente improponibile, inimmaginabile e ingiustificabile. Però bisogna fare attenzione perché i fondamenti filosofico-teoretici di questa aberrazione, che sono stati tra l'altro perfettamente messi in pratica dai loro esponenti, erano alcune espressioni di un filosofo tedesco che è morto al manicomio, non a caso, che è William Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, non William, non mi ricordo, Friedrich Nietzsche sicuro, e dei suoi scritti aberranti sulla volontà di potenza, cioè, e anche le sue teorie sul superuomo. Il superuomo di Nietzsche, non dobbiamo pensare che chissà chi è, il superuomo è uno che ha il coraggio, questo è quello che, di fare quello che gli pare e di ribellarsi a tutti quanti i valori noiosi, tristi, che ci hanno dato 2000 anni, soprattutto di cristianesimo. Il cristianesimo, secondo lui, si è inserita dentro la corrente, lui fa tutta quanto un'interpretazione della storia sulla base del duplice principio greco, dell'Apollineo e del Dionisiaco. L'Apollineo è noioso, è quelli che si fanno i problemi della vita, è quello che incarnò Socrate, no? Al tempo di Apollo, conosci te stesso, quindi la via dell'abnegazione, della rinuncia, del bene, del rispetto delle leggi. Socrate si suicidò pur di non trasgredirle, e quindi i valori, le virtù, il sacrificio. Oh, mamma, che noia, guarda. E invece c'era il Dionisiaco, quindi con i culti orgiastici anche,
banchetti, lauti, ubriacature, fiumi di alcol in onore di Dionisio, dove si facevano delle cose strane anche in base a culti esoterici, come dire, a sfondo orgiastico. Purtroppo, dice la storia dell'Occidente, che è successo? Ha preso sta piega, perché poi ci ha messo da mezzo il cristianesimo, che ha incarnato perfettamente, ancora peggio, lo spirito apollineo, con l'immagine di Gesù Cristo che soffre, che si immola, la croce, la sofferenza, e so 2000 anni che tutti come pecoroni, questo era il senso, stanno soggiogati con la testa, sì, dobbiamo soffrire, dobbiamo fare la volontà di Dio, perché poi forse le cose andranno meglio. Ma dove stanno gli uomini con gli attributi? Quelli che dicono: ma che è sta roba? Ma io faccio come mi pare, io mi devo divertire, io devo vivere. Questo è Nietzsche. Dice: che c'entra con il nazionalsocialismo? Come che c'entra? Cioè, perché un regime, non so se avete visto Schindler's List, quello purtroppo è un documentario, cioè dove c'è un gerarca, capito, che si affaccia alla terrazza della sua casa e prende la pistola e spara al bersaglio, ammazza qualcuno così perché c'è la voglia di giocare, solo perché è ebreo, d'accordo? Cioè, non è espressione di una, cioè, io faccio quello che mi pare senza alcun limite, calpesto anche che la vita degli altri, che me ne importa a me della vita degli altri? Capite? Cioè, se tu vai alle estreme conseguenze, se lo devi seguire tutto il discorso, arrivi a delle aberrazioni. Perché se io faccio quello, fai quello che vuoi, punto. Senza, dice, ma con il limite del rispetto degli altrui diritti. Ma già questo è un progresso. Già questo è uno dei fondamenti insufficienti a raggiungere il bene, specialmente dell'ottica cristiana, ma degli stati di diritto, d'accordo? Ma domanda: se voi chiedete a qualcuno, ma tu saresti contento di poter fare tutto quello che ti pare nella vita? Voglio vedere chi, rispondendo sinceramente, dica: no, no, non sono contento. Ma rispondendo sinceramente, a meno che io non abbia già maturato un grasso. Se uno lo chiede a chi ha fatto un buon cammino di conversione, capisce che se vuole essere infelice, sotto tutti i punti di vista, la strada migliore è fare sempre la sua volontà. Quella è proprio la ricetta dell'infelicità terrena. Ma per capire questo ci vuole un po' di sapienza, capite? Allora, capite che dentro questo contesto che è ancora in atto, cioè oggi è in atto in questo senso, nella nostra cultura. Scusate se mi soffermo, però queste sono catechesi giovanili. Gesù avrà anche pazienza delle sue litanie. Io penso che questi concetti un giovane li deve avere chiari, no? Oggi il limite è un altro, d'accordo? Cioè, io faccio quello che mi pare, purché non leda i diritti altrui. Questo è un embrione di progresso, ma non è sufficiente, capite? Per esempio, ci sono alcuni, tanto per fare un esempio, no? Alcuni valori che sono importanti per i cristiani. Per esempio, se io non vado a messa la domenica, quale diritto altrui nego? Che male faccio? Capite? Cioè, che male faccio? Nessuno dentro questo orizzonte, capite bene quello che sto a dire? Mica sto a dire dentro questo orizzonte. Perché dal fatto che io non vado a messa la domenica, l'unica cosa di negativo che potrebbe derivare è che non metto 5 centesimi dentro la questua della chiesa, ma non è un grande danno, insomma, questo qua, no? Ecco, quindi, e poi, cioè, che obbligo ci sarebbe? Diciamo, ci sarebbero i precetti della chiesa che tutti sono tenuti a contribuire alla necessità. Vabbè, ma che ci fa? Insomma, no, non è che da questo viene un male fisico o morale o spirituale incalcolabile per il prossimo, no? Capite? Assolutamente. Così come le scelte sessuali, d'accordo? Sono affari miei, purché io non faccia violenza, d'accordo, al prossimo, neanche psicologica, le persone più raffinate ci arrivano, il resto me lo gestisco io. Cioè, decido io se, come, quando, con chi, quanto avere una vita sessuale, senza possibilità di essere sindacato in nessun modo, né sotto nessun punto di vista. Giusto? Che male faccio? Ecco, se il parametro è ledere i diritti, soltanto il ledere i diritti altrui, è un po' poco.
Ma questo lo fai capire, il nostro parametro sta proprio agli antipodi, all'opposto, ubbidiente fino alla morte, alla morte di croce, d'accordo? Non che cioè, non faccio talmente, è talmente che zero che faccio quello che voglio, che nemmeno a custodire la mia vita, che nemmeno a custodire un briciolo d'onore, spogliato nudo sotto la croce, cioè, capite? E riflettere sul libro della passione di Gesù. E noi dobbiamo prendere una scelta, eh? Carissimi giovani e giovani che mi state ascoltando, cioè la scelta deve essere una scelta anzitutto teorica, cioè di dire io cosa penso? Che sarò felice se faccio tutto quello che mi pare? O se sarò felice se io non faccio proprio niente quello che mi pare, ma imparo a conoscere quello che Dio vuole e faccio quello che dice Lui? Capite? Ah, questa è la scelta delle scelte. E guardate, anche quando noi non la facciamo esplicitamente, la facciamo praticamente. Perché se io, per esempio, tornando all'esempio, al solito esempio sciocco per farsi capire, non vado mai a messa la domenica, io ho già scelto, sto facendo la mia volontà. Sicuramente non è volontà di Dio non andare a messa la domenica. Capite? Se dico un sacco di parolacce, sto facendo la mia volontà perché sicuramente non è volontà di Dio dire un sacco di parolacce. Certamente al 100%. O se mi faccio le canne, o se sono ubriaco, o se ho rapporti prematrimoniali, o se faccio gli atti impuri di altro genere, non è volontà di Dio, sicuro. Capite? Ecco, poi abbiamo visto il cuore di Gesù trafitto dalla lancia, la trafittura. Ecco, abbiamo terminato contemplando la scena della pietà, quindi la Madonna, il dolore che ha provato. Quando ha visto anche quel cuore, ma proprio a dire fino all'ultima goccia, cioè che non poteva fare di più. Cioè, sapete, mi pare di aver detto che il verbo di Dio è onnipotente, d'accordo? Per cui Dio può sempre fare. Ma al momento che la santissima umanità di Gesù, di Cristo, del Verbo incarnato, era comunque una umanità, quindi in quanto umanità, quindi considerandola a prescindere dall'unione ipostatica, era limitata, capite? Per quanto l'unione con la divinità abbia dato a Gesù una forza sovrumana per resistere ad una passione acerbissima, a un certo punto il sangue finisce. Certo, poteva fare il miracolo di continuare a produrlo in continuazione, ma senza un intervento straordinario, essendo comunque una natura umana che funziona in un certo modo, se ti massacro e ti ferisco in tutti i modi possibili, a un certo punto il sangue finisce. Ma era finito e ha voluto proprio svuotare il proprio corpo fino all'ultima goccia di sangue. A manifestare quanto ci amava, capite? È impressionante. Ed è per questo che segue l'altra grande litania, la prima nuova di oggi, che è fonte di ogni consolazione. Con un cuore che ci ha amato così tanto e così, capite? Io dico, noi dobbiamo pensarci, figli miei, a queste cose. E non avere nessun mai nessun dubbio, mai. Sull'amore infinito del cuore di Gesù, stare attenti che viene dato sempre alla persona in quanto persona, a prescindere da quello che fa. Discorso questo da capire molto bene, anche in relazione, perché questo è un discorso che fa molto spesso anche il Papa, ed è un discorso verissimo. Cioè, l'amore di Gesù è infinito, la misericordia di Gesù è infinita, e raggiunge la persona in quanto tale. E in quanto persona, nonostante la sua indegnità. Capito? Ora però, è questo secondo passaggio che deve essere sempre chiaro. Cioè, l'amore che Gesù ha alla persona in quanto persona non vuol dire approvazione di tutti i suoi comportamenti, specialmente di quelli che sono contrari alla sua volontà. Perché se così fosse, tra l'altro, questo non sarebbe amore autentico, perché l'amore autentico vuole il bene della persona. E se la persona è lontana dalla divina volontà, sta male oltre che fa il male. Così come l'infinita misericordia non significa copertura, capite, dei peccati o fa niente. No, fa e come? Perché la misericordia raggiunge il peccatore dove si trova, in una condizione accompagnandolo delicatamente a prendere coscienza e anche a piangere. Fa molto bene piangere sui propri peccati. Piangere entro certi limiti, senza disperarsi.
Dopodiché gli tende la mano, lo tira fuori, dice: "Va bene, figlio mio, perdonato di tutto. La grazia che su cui ci hai sputato sopra io te la restituisco. Va e non peccare più." Ecco perché fonte di ogni consolazione, perché se anche fosse successo, ecco, l'unica cosa è che non bisogna abusare dell'amore del cuore di Gesù, cioè farlo diventare una barzelletta, una macchietta. Ah, sì, tanto Gesù mi ama e quindi posso fare qualunque cosa. Tanto entro in confessionale, dico quattro cose al prete, mi confesso, Gesù mi perdona perché tanto è sempre buono, con o senza pentimento non fa niente, poi faccio pure la comunione e poi ricomincio come prima. Questo non funziona. E questo no, non si deve fare, perché questo diventa un ridicolizzare, ecco, e un vanificare anche l'amore e la misericordia di Gesù. E in un certo senso costringerlo, come lui stesso disse a Santa Faustina, ecco, per non permettere, insomma, che una cosa così preziosa, cioè, insomma, l'amore di Gesù è costato fino all'ultima goccia del suo sangue, che sono cose preziose. Questo non ce lo possiamo mettere sotto i piedi così come se niente fosse. Capite? Perché esiste anche, e Gesù l'ha spiegato, un limite, e insieme alla misericordia per chi l'accoglie in questo modo blasfemo, ecco, veramente, esiste l'altra punta concomitante, che è la giustizia. Poi abbiamo il cuore di Gesù, quindi in ogni caso rimane fonte di ogni consolazione perché, capite, qualunque cosa accada, lui ci sarà, e ci sarà sempre al tuo fianco per dirti il suo ti amo. Ti aiuto, ti rialzo, ti sostengo, ecco, posso rifarti nuovo istantaneamente. Ed ecco, subito dopo questa bella litania viene quella vita e risurrezione nostra. Vita, la vita che tu cerchi. Io sono la vita, ha detto Gesù. La vita in questo senso, ricordate, non è la vita biologica. Ecco, spero che molti siano andati alla marcia per la vita, io sono stato, e anche la vita biologica deve essere difesa e ben difesa davanti al Signore, perché solo Dio decide se, come e quando nasce una vita, se e come e quando termina una vita terrena. Noi no, dove c'è la vita anche biologica c'è Dio. Ma qui si parla della vita interiore, di quello, ecco. Per non dirlo volgarmente, che non posso, lo dico con una battuta della buonanima di Sandra Mondaini, no? Chi vedeva Casa Vianello vedeva che tutte le puntate finivano sempre con la scenetta: "Oh, che vuota vita, che vuota vita, che vita vuota." Ecco, ma io non ne posso più. Con la Sandra che cominciava a agitarsi sotto le lenzuola, no? Ecco, quindi vita in questo senso, che vita vuota, vita triste, vita infelice. Ecco, quando Gesù si dice che è la vita e la risurrezione nostra, vita si intende la pienezza della vita, cioè la felicità. La felicità si incontra solo in Gesù. Noi dobbiamo chiederci, noi che stiamo ascoltando queste parole, ma tu ci credi che la felicità si incontra solo in Gesù? L'hai già incontrato, l'hai già sperimentato o no? E se non l'hai sperimentato, vuoi sperimentarlo? Perché così è. Gesù si lascia trovare e incontrare da quelli che lo vogliono, che lo desiderano. È vita e risurrezione nostra. Anche qui risurrezione non soltanto nel senso di pegno della nostra futura risurrezione, no? Domenica scorsa abbiamo celebrato l'ascensione, le formule eucologiche, cioè le preghiere liturgiche, dicevano che il nostro Signore ci ha preceduti in cielo con il suo corpo, dove anche noi contiamo di arrivare con la risurrezione della carne. La salvezza dell'uomo è una salvezza integrale, quindi non solo l'anima ma anche il corpo. Sì, in questo senso Gesù è certamente risurrezione nostra, ma anche in un altro senso. E c'era una lettura di un padre della Chiesa in questi giorni nella liturgia delle ore che diceva: sì, ma noi arriveremo alla risurrezione della carne se siamo risorti in questa vita, cioè se siamo passati appunto da una situazione di lontananza da Dio a vicinanza, dal peccato alla grazia, dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Ecco, questo è il senso prioritario anche di questa invocazione litanica e di questa litania, no? Ancora, cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra.
Il saluto di Gesù risorto era pace a voi. Pace appunto intesa come riconciliazione, cioè compiuta l'opera della redenzione tra Dio. Dio e l'uomo non sono più, come dire, nemici, tra virgolette. Dio non ha mai avuto inimicizia a nessuno. Era l'uomo che si era reso nemico di Dio. E questa situazione di lontananza doveva essere riscattata e redenta in un modo poi, tra l'altro, consono e adatto da chi? Da un soggetto di pari dignità, che era Dio, innocente, perché potesse non avere nulla da offrire per sé, e pieno d'amore. Questa è l'opera della redenzione. Una volta che questa situazione si è compiuta da un punto di vista oggettivo, perché la redenzione si è compiuta da un punto di vista oggettivo con la morte di Gesù, c'è oggettivamente pace fra Dio e gli uomini, nel senso che anche chi si trovasse lontano da Dio, basta che invochi il nome di Gesù e si rivolga alla sua mediazione, che è già riconciliato con il Padre, prima ancora che parli. Ecco. Quindi, senza riconciliazione con Dio, la pace di cui Gesù parlava, non a caso da risorto salutava ancora di più, se possibile, dicendo pace a voi, cioè, vuoi la pace? Per stare alla pace devi stare in grazia di Dio veramente. Quindi state tranquilli, guarda, guardate, questa qui è una equazione di secondo grado. Se tu non ti senti in pace, vuol dire che la grazia di Dio in te non ci sta. Stavo per dire forse, ma purtroppo non ci sta. A meno che non ci siano chiaramente disturbi di altro genere, insomma, situazioni particolari. Non è, dice, ma io mi sono confessato la settimana scorsa. Anche su questo ho fatto tantissime catechesi. Bisogna vedere cosa hai detto in confessione e come ti sei confessato. Perché tutti i peccati della nostra vita vanno portati gravi a confessionare. E se questo non lo facciamo, ebbene, cioè non entra in quella ferita che ci siamo dati con il peccato la potenza sanante del sangue di Gesù, noi ne sentiamo gli effetti negativi. Non c'è altro modo per distruggere il male che abbiamo fatto che portarlo a confessionale. Ebbene, e senza paura. Io, chi mi conosce, sa che ho fatto innumerevoli sacramenti, innumerevoli catechesi e continuando ad evidenziare il fatto che molte persone non hanno una vita cristiana adeguata e quindi non sentono la gioia e la felicità. Perché? Perché non vivono e non celebrano bene i sacramenti, soprattutto la confessione e la comunione. Perché se tu ti fai una comunione come Dio comanda, che presuppone la confessione come Dio comanda, e il vivere lontano dalle offese di Dio trasgredendo i 10 comandamenti, tu non puoi non essere felice. Non è possibile. Gesù non mente. Gesù ha detto: chi mangia di questo pane e beve di questo calice ha la vita eterna. E se non mangiate di questo pane non avrete in voi la vita. È scritto anche chi mangia indegnamente quella roba, mangia e beve la sua condanna. Quindi non soltanto che non sentirà la pace, ma sentirà tanta di quell'inquietudine, angoscia e disperazione immensi, derivanti dal fatto che anche se non lo sa o non ne è consapevole, ha fatto una comunione sacrilega. E non esiste cosa che produca effetti devastanti, questo non mi stancherò mai di dirlo, con la tradizione della Chiesa, tanto quanto una sola comunione sacrilega. Poi, cuore di Gesù, vittima per i peccatori. Siamo nel centenario di Fatima, no? Vi ricordate la prima cosa che la Madonna chiese ai pastorelli? E l'hanno messa subito in pratica. Volete offrirvi come vittime sull'altare del mio cuore immacolato, bellissima questa immagine, come atto di riparazione per i peccati con cui Dio è offeso e di supplica per la conversione dei poveri peccatori? Vittima. Che cosa significa vittima? Significa mi prendo io tutto il male prodotto dai peccati degli uomini, facendolo ricadere su di me e anche prendendomene altro volontariamente, assoggettandomi a cose a cui non sarei tenuto e facendo penitenza. Gesù l'ha fatta le penitenze, eh? A fare 40 giorni di digiuno nel deserto ci è andato lui, eh? Non è che ce l'ha portato qualcuno a calci. Ho visto domenica scorsa, lo straraccomando,
Il film che hanno fatto su Santa Veronica Giuliani, grande Clarissa Cappuccina, una delle più grandi sante di tutti i tempi, ancora poco conosciuta, un fiore all'occhiello per noi italiani. Ma ho saputo, non lo sapevo, dai titoli di coda del film, che è stata presentata una petizione per farla dichiarare dottoressa o dottore della Chiesa per la sua dottrina sull'espiazione. Dottrina che non ci piace, ma andate a leggere, cioè, con calma il diario di Santa Veronica, le penitenze che ha fatto, volontarie e mandate dal Signore. Era una e cosa sola con i dolori di Gesù appassionato e di Maria Dolorata. Gesù l'ha vissuto per primo questo, attenzione. E senza la sua immolazione come vittima, questa è la grande differenza, cioè quei sacrifici di Santa Veronica furono accolti dal Signore, ma voi sapete che i sacrifici nostri operano sul piano non dell'acquisto della grazia, ma della, come dire, distribuzione della grazia. Cioè, per fare un esempio cinematografico, l'opera di Gesù è stata la produzione, d'accordo? Della salvezza. Ecco, come quando tu fai un film, lo paghi, ecco, e lo metti pronto per essere distribuito. Le penitenze di Santa Veronica sono però la distribuzione della salvezza, cioè come questa salvezza arriva a quel peccatore concreto che ne sta facendo di tutti i colori, con una penitenza che faccio io e che la offro al Signore, o per quel singolo peccatore se lo conosco, oppure per quelli che lui vuole se non li conosco, offrite in vittime per i peccatori, e attraverso queste cose Dio gli farà arrivare la grazia. Questo è il senso. È ovvio che quello che ha fatto Gesù si trova su un altro pianeta, perché è il pianeta, come dire, fondante, risolutivo, essenziale e normativo di tutte le altre forme di cooperazione al mistero della passione di Gesù, compresa quella della Madonna, che si trova tuttavia a un grado superiore rispetto al nostro. Di quello di corredentrice non soltanto nella distribuzione, la Madonna ha collaborato alla produzione, in funzione subordinata al produttore con la P maiuscola. Ma lei solo ha fatto anche questo. Noi siamo collaboratori solo della distribuzione, tutti e nessuno escluso. Solo Gesù e Maria hanno realizzato l'opera della redenzione. E anche Maria, in maniera subordinata, dice il Concilio Vaticano II al figlio, ma dipendentemente dalla divina volontà, che così aveva decretato, operazione subordinata, ma stante il decreto di Dio, necessaria. Per questo che dobbiamo ringraziare anche il suo cuore addolorato, oltre che quello di Gesù. Poi, cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te. Qui ci sono una serie di litanie conclusive, giocano un pochino sulle parole, no? Quindi, salvezza di chi spera in te, poi speranza, vedete, di chi muore in te, e infine letizia d'estasi di tutti i santi. Sono le ultime tre che ci accingiamo adesso a vedere, vedo che siamo forse riusciti a fondo. Salvezza di chi spera in te. Abbiamo le lettere di San Paolo che scrivono, dicono chiaramente, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, senza alcun dubbio. Basta invocare con fede e con speranza di ottenere il perdono il santo nome di Gesù o perdersi nel sacro cuore di Gesù. Sacro cuore di Gesù, abbi pietà di me. Tutte le litanie del Sacro Cuore terminano così. Sacro cuore di Gesù, confido e spero in te. È un'altra giaculatoria molto bella da imparare e praticare in qualunque momento, specialmente nei momenti difficili. Poi, cuore di Gesù, speranza di chi muore in te. Noi moriamo nella speranza della vita eterna. Attenzione, nella speranza della vita eterna. Forse sarebbe il caso di tornare su un altro punto della mia povera predicazione che tante altre volte ho dovuto per forza di cose affrontare, assistendo, ascoltando e vedendo delle cose che sono fuorvianti, nocive, dannose per la salvezza delle anime. Cioè, cuore di Gesù, speranza di chi muore in te. Cioè, quando anche io avessi fatto una vita cristiana fatta bene, io mi addormento nel Signore, morendo, non nella certezza di andare in paradiso, né tanto meno di andarci subito. La certezza questa non possiamo mica averla, eh?
Voi sapete che, tra l'altro, pensare a una cosa di questo genere è essere formalmente eretici. Dice, che dici, Don Leonardo? Ma te lo dico io sì, perché c'è il famoso canone tridentino. State attenti, io continuo sempre a ripetere, ragazzi, stare sempre attenti, sempre attenti. Hai 2000 anni di storia della Chiesa che sono in perfetta continuità, secolo per secolo, lustro per lustro, anno per anno, mese per mese, settimana per settimana, giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, eh. Cioè, non è che quello che è stato detto dal Concilio di Trento nel 1500, ancor più che un concilio dogmatico, oggi, ah vabbè, questa roba del Concilio di Trento, adesso abbiamo il Concilio Vaticano II. Io so che ancora gira sta roba. Capite? So che ancora gira. Quindi ogni forma, tenetelo presente, così come ci stanno gli eccessi contrari, capite? C'è solo il Concilio di Trento e il Concilio Vaticano I e il Concilio Vaticano II non ci stanno più, ne abbiamo parlato tante volte. Allora, ci sono 21 concili nella storia della Chiesa e 266 papi, d'accordo? Un conto è che uno possa avere una preferenza. A me mi è piaciuto tanto il Concilio di Trento che ha fatto i dogmi sui sacramenti. Invece a me mi è piaciuto tanto il Concilio Vaticano II che ha aperto una prospettiva un po' più pastorale e che ha cercato di dialogare, di entrare in dialogo con le sfide, come oggi si chiama dire, del mondo contemporaneo. Posizione legittimissima. A me invece mi piace tanto il Concilio Vaticano I perché ha definito l'infallibilità del Papa. E anche la conoscibilità naturale di Dio, cioè che una persona che dice che Dio non esiste prima di essere ateo, non fa funzionare bene il cervello. A me personalmente piace molto questo concilio, per come la penso io, d'accordo? Ecco, per dire, no? Ma che a te ti piaccia molto, io sono pazzo per Papa Francesco. Benissimo, d'accordo? Purché tu non pensi che. Come qualcuno che ci sono stati, c'è Papa Francesco e poi 265 papi sono il buio. Sono quelli che dicono c'è il Concilio Vaticano II, che è l'unico concilio della Chiesa. Gli altri 20 sbagli di percorso. Ma non è accettabile una cosa di questo genere. Come non è accettabile neanche metterne in discussione uno? Io non posso dire, stanno 21 concili. Questo non è che mi convince un granché. No, no, vanno tutti e 21. Ah, ci sono 266 papi, ma questo non mi convince un granché. D'accordo. Questo forse non era manco Papa. Uno studia la storia della Chiesa. D'accordo? No, no, non si può. Quindi, tutti e 266 e tutti e 21 allo stesso livello. Ok? Questo è il cattolicesimo. Cioè, noi siamo tutti quanti figli, perdonate, lo dico solamente ai giovani, della nostra società mass mediatica che crea idoli, spettacoli, personaggi, oserei dire, ecco. E lo hanno fatto e lo stanno facendo anche con i pontefici, perché così hanno fatto con Giovanni Paolo II, così hanno fatto con Benedetto e così stanno facendo con Francesco e faranno sicuramente anche con il successore. Poi bisogna vedere se è un personaggio gradito o sgradito alla vulgata dei media, ma è comunque un personaggio. Cioè questo stare sotto i riflettori, questo boomerang che torna indietro pericoloso, ecco, dall'esistenza di fatto del villaggio globale. Tu posti una notizia su Facebook, dopo un minuto diventa di dominio mondiale. Grande sfida, grande risorsa, ma anche grande pericolo. Allora, perché dico? Se uno pensa che si muoia e si va dritti in paradiso, è eretico. È eretico. Speranza di chi muore in te. Ma come, io ho fatto una vita di grazia vicino al Signore. E chi te l'ha detto? Certo, se c'è questo tu puoi sperarlo. Ma voi sapete che San Francesco d'Assisi, che cosa bisogna dirle? Prima di ricevere le stigmate sul Monte della Verna, telefonate alle suore se non ci credete, eh. Sono le suore francescane dell'Immacolata, la conoscono la vita di San Francesco. Ma lui stava sul Monte della Verna, tra l'altro tentato in maniera atroce, rotolato nudo sulla neve perché c'era la tentazione impura addosso e non riusciva a dominarla, e stava pensando che Dio non aveva perdonato, cioè che era a rischio la sua salvezza perché Dio non aveva perdonato i peccati della sua gioventù.
che poi tutti questi grandissimi peccati sembra che neanche fossero, come ho detto altre volte, dico, ma se San Francesco stava piangendo per questo, e io che devo fare? E io che devo fare? Allora era fuori di testa San Francesco, era esagerato? No, non lo era. Perché per essere in grazia di Dio, tu devi aver confessato con pentimento sincero tutti i peccati commessi dall'uso della ragione in poi. Ora c'è un problema oggettivo, che noi alcuni peccati ce li scordiamo. Quindi non è che io li nascondo perché faccio il furbo, perché mi vergogno. No, no. Sono stato 15 giorni a fare l'esame di coscienza quotidiano, voglio fare la confessione in generale, voglio farla bene, mi metto mo con calma, ma può darsi che alcuni peccati te li sei dimenticati, capite? E può tranquillamente succedere che, fatta la confessione generale, pur ben preparato, poi che succede? Passano 15 giorni e dice, oh, ma c'era quest'altra cosa che... E chi ci sta a pensare più? La nostra memoria è fatta in questo modo. Allora, proprio perché siamo fatti così, è proprio dell'umiltà dire, allora, dice, io presumo che Gesù mi abbia perdonato, lo spero, lo penso perché a quanto ne so, e Dio vede la mia coscienza, sto cercando di vivere in maniera conforme ai suoi voleri e ho cercato di confessare e di portare al trono della sua misericordia tutte le mie miserie, ma non ne posso essere sicuro al 100%. E quindi chi pensa che appena muore va in paradiso è eretico per questo motivo. C'è il canone tridentino, ecco perché è eretico, adesso ci arrivo. Nessuno può avere la certezza di essere in grazia di Dio se non previa, diretta ed esplicita rivelazione. Cioè, se ti appare Gesù Cristo e ti dice, bene, tu sei in grazia di Dio e io ti confermo in grazia, cioè fino alla morte non commetterai nessun peccato mortale tale da fartela perdere, allora sì. Fuori di questo, no. Chi è andato direttamente in paradiso? Quei poracci dei copti che li hanno ammazzati, massacrati 2 o 3 giorni fa, l'ultimo massacro. Quelli sì, sono sempre detto i martiri e i bambini battezzati, prima dell'uso della ragione, perché lo stesso Francesco Marto di Fatima, ora santo, e che si è offerto vittima sull'altare del cuore immacolato di Maria, durante la prima apparizione, quando Suor Lucia chiese alla Madonna, ma Francesco ci va in paradiso? Sì. Ma deve recitare molti rosari. Un bambino di 8 anni aveva già fatto peccati veniali tali che, se fosse morto in quel momento, non sarebbe andato in paradiso a meno che non avesse recitato un numero sufficiente di rosari per fare penitenza per quei peccati di un bambino di 8 anni del 1917. Io lo dico al nostro Signore, dico, dall'altra parte mi farai vedere quei peccati aveva fatto per dire tanti rosari. Eppure questa è storia. Storia indiscutibile, storia innegabile. Voi sapete, quando chiesero a Santa Giovanna d'Arco, perché poi l'hanno messa a rogo lo stesso, ma hanno tentato di farlo, come dire, con delle buone motivazioni, gli fecero la domanda terribile. Tu stai in grazia di Dio? È come la domanda che facevano a Gesù, è lecito o no che paghiamo il tributo a Cesare? Perché comunque rispondeva a questa domanda Santa Giovanna d'Arco, le avrebbero fatto del male. Se diceva non sto in grazia di Dio, ah, allora sei una strega e ti bruciamo. Se diceva sto in grazia di Dio, allora sei un'eretica perché vai contro il Concilio di Trento e il canone tridentino. Non c'era speranza. Aiutata dalla stessa sapienza che fece uscire dalle corde del ring nostro Signore Gesù Cristo, Santa Giovanna d'Arco rispose: guardate che bello, se lo sono, Dio mi ci conservi, se non lo sono, Dio mi aiuti a presto entrare in grazia di Dio. Se. Ma è così che si deve rispondere. Quindi speranza di chi muore in te. Certo, se io muoio nell'amicizia con Gesù, ma posso sperare perché i peccati dimenticati, questo lo sappiatelo, sono, numero uno, coperti dalla confessione. E numero due, c'è qualche autore, io sono perfettamente d'accordo, che dice che tra gli effetti dell'unzione degli infermi, perché è così importante l'unzione degli infermi, c'è anche la remissione dei peccati che non si sono potuti confessare. Questo è uno degli effetti. Potuti confessare in che senso? Non solo nel senso che il penitente non ha potuto fare la confessione e quindi gli dai l'olio santo al rimedio della confessione che non può più fare perché è incosciente,
ma anche quelli che non ha potuto confessare, si può certamente interpretare in questo modo. Perché? Per dimenticanze, perché si era scordati. E quindi quell'olio che viene messo sulle membra, adesso di meno, una volta erano di più, ma non fa niente, con cui si poteva peccare, d'accordo? Simbolicamente oggi espresse dalla fronte, d'accordo? E dalle mani. Quindi con la fronte si pensa e col cervello si parla e con le mani si opera, no? Quindi. Allora sì, capite? Ma è sempre nella speranza, non nella certezza incontrovertibile. Funerali di, come dire, di persone già un pochino adulte, è evidente che sono dei contesti tragici, no? D'accordo? Però, nonostante il rispetto del contesto tragico, a mio avviso, sarebbe il caso omettere di fare considerazioni riguardanti la sorte eterna della persona e polarizzare, anche perché non si devono fare durante i funerali apologie di nessuno, ecco, ma si deve fare la predica sulla parola di Dio, portare conforto in caso di disgrazia alle persone che sono superstiti e parlare sempre in modo da animare verso il bene, non da ingenerare, ecco, idee malsane. Infine, cuore di Gesù, gioia di tutti i santi. Ecco, la gioia, che è sorella gemella della pace e dell'amore, che sono i tre primi frutti dello Spirito Santo, è la disposizione abituale di tutti i santi, non solo dei santi della gioia, come un Don Bosco o un San Filippo Neri. Ecco, Don Bosco diceva che la santità consiste nello stare sempre allegri, sono quelle classiche frasi. E come ama e fa quel che vuoi, un altro, ne ho parlato altre volte, che possono essere barbaramente, ecco, stravolte in modo tale da vanificarne non solo tanta la bellezza, ma anche tutta la portata veritativa. Ecco, perché il santo sta nella gioia, perché il santo fa la volontà di Dio, e tornando da dove siamo partiti, la felicità viene solo dal fare la volontà di Dio. Quindi sono tanto felice, tanto nella gioia, tanto quanto faccio la volontà di Dio. E tanto più triste e meno nella gioia quanto più faccio la volontà mia. Fine del discorso. Corrispondenza biunivoca. Equazione di secondo grado. Ecco. Vi auguro, ecco, di poter gustare tutti quanti la vera gioia. Perché? Perché abbiamo intrapreso, voglio, spero di mettermici anch'io, un cammino di vera santità che tenda alla perfezione di tutte le virtù. E concludiamo questi incontri sulle litanie del Sacro Cuore recitando con voi a conclusione la preghiera che chiude le litanie lauretane in cui si chiedono al Padre queste cose. O Padre che nel cuore del tuo dilettissimo figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni per Cristo nostro Signore. Amen. Io vi do la mia benedizione e l'appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.